benvenuti al nostro consueto appuntamento settimanale con la rubrica sportiva dedicata ai pronostici del weekend. E andiamo subito a vedere quali sono i risultati attesi per le partite che si giocheranno questo sabato 29 novembre e domenica 30. Ma partiamo dalla Serie B, dove il Latina, fanalino di coda, cerca il riscatto contro la Pro Vercelli. Il Livorno, dopo la batosta di Frosinone, vuole la vittoria contro il Perugia. La Lazio, dopo le due sconfitte consecutive, affronta il Chievo per risalire in classifica. In Premier, lo Swansea, dopo la sfortunata trasferta col City, gioca per vincere contro il Crystal Palace. Ma chiudiamo con lo Schalke 04 di Di Matteo, che cerca continuità contro il Mainz. E ricapitoliamo insieme i risultati attesi. Latina Pro Vercelli, giochiamo 1, quotato a 2,20. Livorno Perugia, giochiamo 1, quotato a 2,30. Chievo-Lazio, giochiamo 2, quotato a 2,15. Swansea-Crystal Palace, giochiamo 1, quotato ad 1,75. Schalke 04, Mainz, giochiamo 1, quotato ad 1,90. E con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 189,90 euro. Proviamo invece il colpo grosso con la scommessa della domenica tutta dedicata alla Serie A. E partiamo dalla Roma, che nel posticipo affronta l'Inter di Mancini e noi puntiamo sul pareggio. Stesso risultato per Cesena-Genoa. Mentre la Fiorentina non vuole fermarsi e a Cagliari cerca la seconda vittoria consecutiva. Gol e spettacolo tra Milan e Udinese, mentre il Parma, ormai spacciato, rischia molto in trasferta a Palermo. Ma ricapitoliamo insieme i risultati attesi. Roma-Inter, giochiamo X, quotato a 3,55. Cesena-Genoa, giochiamo X, quotato a 3,15. Cagliari-Fiorentina, giochiamo 2, quotato a 2,30. Milan-Udinese, giochiamo over, quotato ad 1,80. Palermo-Parma, giochiamo 1, quotato a 2,05. E con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere ben 498,25 euro. Prima di salutarvi, vi ricordo come sempre che potete seguire tutti gli aggiornamenti focus sportivi e gli eventi sul sito sport.ilmediano.it. Ma da qualche settimana è partita anche la web TV e pertanto anche questa bolletta la potrete visualizzare al sito tv.ilmediano.it. Noi ci rivediamo come sempre la prossima settimana. Un bacio ed in bocca al lupo!